trovati, ben trovati con un nuovo appuntamento con Linea Diretta, il format di Confindustria Toscana Sud. Da 2 mesi vi stiamo raccontando l'emergenza Covid, ovviamente sui suoi aspetti in primis sanitari, ma poi economici, dando voce al mondo delle imprese e degli esperti per tutto l'approfondimento ovviamente delle tematiche economiche, la partita europea, la partita del governo italiano. Allora, ci collegheremo come sempre con il Sole 24 Ore insieme a Carlo Marroni, ma apriamo subito come nostra abitudine con il mondo delle imprese. Abbiamo il piacere di avere collegato con noi questa mattina colui che guida un'azienda importantissima, storica del nostro territorio, della Valdezza, la RCR. Abbiamo il CEO di RCR, Roberto Pierucci. Ben trovato. Buongiorno, grazie, grazie per l'invito. Allora, dottor Pierucci, stiamo attraversando una pagina di storia globale. Ieri un suo collega imprenditore diceva che ormai è come un post-guerra, c'è stata una guerra, in questo caso è stato un virus e adesso siamo a dover ricostruire il nostro futuro. Io prima di parlare dell'oggi vorrei un po' condividere con tutti i telespettatori, i suoi colleghi imprenditori, i suoi che ci seguono, un po' come un'azienda importante come quella che lei guida ha vissuto questi 2 mesi. Cosa hanno rappresentato questi 2 mesi? Beh, sì, possiamo parlare sicuramente di una guerra, possiamo parlare sicuramente di distruzione, chiaramente da un punto di vista economico-finanziario, ma è stato anche un momento, devo dire, di forte riflessione, di ristrutturazione anche delle aziende e quindi in una situazione purtroppo che pragmaticamente non possiamo cambiare, non potevamo cambiare prima. Va visto anche ciò che questa situazione ci lascerà e quindi come gestirlo al meglio, poi in maniera positiva. Questo è stato un po' l'atteggiamento dall'inizio, diciamo, da quando poi la situazione si è manifestata, quindi parliamo di fine febbraio. Tra l'altro noi in febbraio, per quanto riguarda RCR, eravamo in pienissima attività perché è il mese che rappresenta per noi un po' la ripartenza dell'anno fiscale, attraverso fiere, incontri e manifestazioni che proprio in quel mese si concentrano. Già comunque nel mese di febbraio la situazione era abbastanza delicata, tant'è che in molte fiere non si sono presentati nostri collaboratori, non soltanto dalla Cina, che chiaramente in quel momento era la più colpita, o almeno la colpita sembrava in quel momento, ma anche da altri paesi, per esempio Stati Uniti, e in generale il continente americano, da subito ha avuto una sorta di lockdown, almeno in termini di viaggi. L'abbiamo affrontata chiaramente avendo come priorità, e non può essere altrimenti, la salute dei nostri lavoratori, delle loro famiglie. Da noi lavorano più di 400 persone, quindi ecco, diciamo che socialmente è molto rilevante il fatto di dover pensare alla salute di ognuno di loro che poi si ramifica all'interno delle famiglie. Quindi da subito abbiamo anticipato un po' quelli che erano i decreti e le disposizioni che arrivavano dal governo, nonché dalle ASL e dagli altri istituti. Le abbiamo da subito applicate, diciamo da metà febbraio avevamo già i dispositivi pronti, poi il problema con i dispositivi c'è stato successivamente, non tanto all'inizio, e abbiamo già istituito all'interno dell'azienda tutti quelli che erano i punti di sanificazione. Ecco, abbiamo cercato di vivere in serenità per quello che era possibile in questo momento drammatico della storia, della nostra storia. E in qualche modo ci siamo riusciti, abbiamo rallentato anche la nostra attività, perché purtroppo la guerra che è arrivata dal punto di vista economico-finanziario, si parla di questo, per noi ha coinciso con la cancellazione del 90% degli ordini, con la richiesta unilaterale da parte dei nostri clienti di pagare con dei posticipi importanti. E quindi tutto questo è andato chiaramente a aumentare la tensione finanziaria dell'azienda. Diciamo, la salute è stata la priorità verso il lavoro e questo è il nostro pensiero e questo fa parte un po' dei principi e dell'etica dell'azienda, di RCR. Però non dobbiamo dimenticarci che senza il lavoro non c'è salute.
Quindi la ripresa del lavoro, noi da lunedì prossimo, quindi dall'11 maggio, riprenderemo diciamo all'80-90%, quindi ci riportiamo all'interno del mondo produttivo e del mercato in maniera importante. Ecco, ripeto, questo è un monito che in qualche modo deve circolare all'interno proprio della società, circolare all'interno dell'ambito politico. La salute è la priorità, ma senza il lavoro non c'è salute. Lei è un manager di grandissima esperienza e tra l'altro voglio ricordare come ha traghettato RCR in un momento delicato veramente non tradendo le radici ma reinventando questa azienda a partire dal tipo di materiali da usare, a partire dai tipi di mercati su cui reinvestire e ripartire. Siamo di fronte a una nuova ripartenza, dobbiamo riscrivere il futuro in questo momento, dottor Pierucci? Dobbiamo essere coscienti che le cose non sono più come 60-70 giorni fa. Dobbiamo avere la giusta flessibilità proprio in termini manageriali, ma in termini di strategia, di dover cambiare, non aver paura, non avere assolutamente alcuna paura del cambiamento, ma anzi prenderlo come una modalità e un modello di sviluppo proprio dell'impresa stessa, che nasce purtroppo da un problema, ma come spesso diciamo, ma poche volte facciamo, questo problema va trasformato in opportunità. Quindi questo significa chiaramente riprendere. L'atteggiamento che io vedo dal punto di vista strategico è molto semplice, non ha bisogno di libri di finanza o di economia, perché come diciamo noi nel business behavior normale, oggi serve un atteggiamento che è quello del buon padre di famiglia, nel senso che le aziende stanno riprendendo, come le varie attività commerciali, sperando che riprendano tutte, e riprendono con dei costi che vanno affrontati, che la ripresa tra l'altro comporta dei costi maggiori rispetto a quella che è una gestione normale e ciclica del business, e senza entrate, perché praticamente le aziende stanno riprendendo non avendo entrate, perché questo stop si ripercuoterà fortemente soprattutto nei prossimi mesi, perché non aver prodotto, non aver venduto significa non incassare soprattutto nei prossimi mesi. Quindi c'è un problema forte di liquidità. Allora, dovremo affrontare due tipi di problematiche, una commerciale, quindi quella di riprendere i mercati, di ricostruire di fronte a un'incertezza dei mercati che è assoluta anche in questo momento, però, ripeto, l'incertezza è quella che rovina non soltanto nel business, proprio nella vita in generale, che comporta dei grossi problemi, e purtroppo questa incertezza, che devo dire, devo ammettere, noi in Italia ne stiamo godendo abbondantemente, forse troppo, di questa incertezza, è la cosa che sta rovinando di più proprio la ripresa. Dobbiamo trovare delle certezze, anche qui, come mi piace sempre dire, è preferibile nel business prendere una cattiva decisione piuttosto che una non decisione, perché effettivamente questo comporta un disequilibrio generale proprio all'interno dell'azienda, e quando c'è disequilibrio chiaramente non c'è sviluppo. Quindi la parte commerciale va ripresa facendo stime, riproponendo quelle che sono, come giustamente diceva lei prima, le caratteristiche poi di ogni azienda che si è costruita nel tempo, nel nostro caso la qualità dei nostri prodotti, la qualità del nostro materiale che è un eco crystal, quindi diciamo ancora una volta vicino a quella che sarà un'attenzione alla salute molto più forte da parte di tutti i consumatori, da parte di tutti i paesi, riprendere il Made in Italy, perché il Made in Italy soprattutto in Italia sarà ancora più forte, dovrà essere così, perché finalmente dovremo convincerci che non dobbiamo chiaramente abbracciare sciovinismo, nazionalismo, ma semplicemente capire che quando si parla di produzione a chilometro zero, quando si parla di tutela del valore nazionale dell'economia, c'è dietro un senso di un senso sociale, un senso di rispetto proprio delle proprie radici, e così dovrà essere, quindi dovrà essere con il Made in Italy in maniera forte.
La parte finanziaria, per chiudere, è quella un pochino più complicata, perché purtroppo anche in questo caso l'incertezza che è derivata da non decisioni governative e statali ci sta mettendo in difficoltà, perché invece in questo momento sarebbe meglio sapere di non avere aiuti piuttosto che sapere che ci sono degli aiuti, ma che la cui gestione è talmente complicata da un punto di vista temporale, da un punto di vista di gestione, perché nel momento in cui si aiutano, o almeno si dice aiutare le imprese, lo Stato lo fa direttamente e non tramite degli intermediari privati come sono le banche, che chiaramente fanno i loro interessi giustamente e seguono delle prassi, appunto quelle bancarie, che solo per capire se accedono o no, per esempio, agli aiuti finanziari del decreto Cura Italia, ci vogliono almeno 4-5 mesi prima di capirlo. E dopo 4-5 mesi l'azienda non ha più bisogno di questi finanziamenti, e sarebbe la cosa migliore, o se ne ha bisogno è una situazione talmente delicata che probabilmente è meglio lasciar perdere. Quindi chiarezza, questo deve essere il monito che tra l'altro abbiamo sempre chiesto anche allo Stato. Non c'è stata chiarezza dall'inizio, considerate che la nostra produzione, che fa parte di un codice Ateco, ormai li conosciamo tutti, anche chi prima non sapeva che cosa fossero, che sono i codici che identificano le varie produzioni che ci sono in Italia, il nostro codice è stato chiuso dal primo decreto, quindi noi non potevamo produrre, e riaperto dopo 3 giorni. Capite che è talmente difficile, insomma, lavorare in questa situazione, che comporta effettivamente il discorso di ritornare ad essere un buon padre di famiglia e gestire la propria famiglia tenendo una considerazione minore quello che avviene poi all'esterno. Dottor Pierucci, un'ultima domanda. Lei ovviamente ha un polso internazionale, un polso europeo. In apertura raccontavamo appunto il tema anche delle fiere. Tornerei proprio sul tema dell'Europa. L'Europa sarà alla fine all'altezza di questa situazione di crisi così generale di tutti i suoi Paesi membri, o come ora sembra dai fatti prevarranno logiche di scontro e di divisione visioni economiche, quindi provvedimenti da prendere tra i paesi? Io ritengo che l'Europa farà l'Europa come ha fatto finora. Questo significa che non farà l'Italia, che non farà la Spagna, che non farà la Germania. Quindi ogni singolo paese chiaramente deve aver chiaro, ancora una volta uso questo termine, quelle che sono le proprie necessità e le modalità per poterle in qualche modo distribuire all'interno del proprio paese. Deve aver chiaro quelli che sono i numeri, quelli che sono i bisogni forti e primari da subito che il paese deve avere. L'Europa non può fare il singolo paese e non si può chiedere all'Europa di poter gestire l'economia nazionale o di poter rispondere ad un'economia e non ad un'altra, o a poter dare di più a un'economia e meno ad un'altra. Questo significa debolezza, cioè nel senso che all'Europa si può chiedere molto e si può chiedere però da un punto di vista generalizzato. Poi ripeto, il singolo paese non può demandare totalmente con un atto di debolezza determinate decisioni, determinate riconoscimenti ad un ente che è sopra praticamente i singoli stati. L'Europa farà l'Europa. Quello che noi stiamo chiedendo è che l'Italia faccia l'Italia e che non ci siano lamentele perché l'Olanda o perché la Germania stanno avendo di più o forse stanno avendo in maniera diversa. Hanno chiesto l'Olanda e la Germania per i loro paesi quello che i loro paesi necessitavano e l'Europa gliel' ha riconosciuti o meno. L'Italia deve fare la stessa cosa, senza lamentele, perché veramente non servono proprio a nulla, soprattutto in questo momento. Deve chiedere, deve avere molto chiare quelle che sono le necessità e sicuramente l'Europa farà l'Europa. Io quindi ho piena fiducia rispetto a questa grande famiglia di cui facciamo parte, però ripeto, nella famiglia ogni figlio è diverso e ogni figlio ha diverse necessità, ma deve essere cosciente di questo. Allora,
Allora, eccoci tornati in diretta con il forum di Confindustria Toscana Sud. Come sempre vi stiamo trasmettendo dagli studi di Siena, di Canale 3, il nostro partner tecnico. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso in streaming o sul digitale, abbiamo aperto questa puntata con una testimonianza importante, quella del CEO di RCR, un'azienda ovviamente storica, fondamentale nel tessuto imprenditoriale della Valdelsa, quindi del Senese, Roberto Pierucci, che ha fatto una disamina a tutto tondo dalla situazione italiana alla situazione europea e raccontandoci anche un comparto produttivo importante come quello del vetro. Adesso andiamo a approfondire le tematiche economiche, il polso dell'azienda con una persona che chi segue l'emittente ha visto in tanti momenti, convegni, momenti di confronto con l'azienda. Mi riferisco ad Alessandro Parisi, CTQ, ben trovato. Ciao Virginia, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Alessandro, come condividiamo la riflessione con il CEO di RCR, dottor Pierucci, siamo di fronte a uno scenario di una post-guerra. In questo caso la guerra è stato un virus, ma la ricostruzione pone le stesse problematiche. Intanto ti chiedo come il tuo gruppo ha vissuto questi 2 mesi, come vi siete riorganizzati e qual è l'oggi? Ma allora, diciamo l'impatto su di noi è stato ovviamente pesante come per molti altri, direi per quasi tutti. Il fatto di lavorare con settori molto diversi, e faccio per esempio il nome dell'alimentare che non ha chiuso completamente, ci ha permesso di continuare alcune attività. Quindi diciamo abbiamo ridotto il lavoro, ovviamente ci siamo spostati in un lavoro smart working, però non ci siamo fermati completamente. Anche le attività formative, la progettazione, la preparazione delle attività formative è andata avanti. Abbiamo cercato di mantenere sempre un filo di contatto con tutti i nostri clienti e quindi di prepararci a una ripartenza che adesso si sta vedendo molto difficile, ma necessaria, quindi c'è molta voglia al di là di quelle che possono essere le prospettive effettive di ripartire. I settori sono molto differenziati, come ti dicevo prima, noi lavoriamo con aziende che esportano molto e quindi in questo caso sono ripartite con molto lavoro e aziende che invece hanno un mercato quasi esclusivamente italiano e allora lì i problemi sono abbastanza pesanti, la ripartenza sarà molto lenta, c'è molta incertezza, purtroppo. Alessandro, il vostro lavoro è quello di guidare le aziende verso una riorganizzazione, verso nuovi modelli, verso nuove prospettive. Con questa ripartenza si riapre il futuro che di nuovo per tutti è un po' un libro bianco, una salita con cui scriverlo. Quali sono, diciamo, gli elementi essenziali che ai tuoi assistiti consiglierai per ristrutturare questa ripartenza, questo nuovo avvio? Ma guarda, quello che stiamo portando avanti con le aziende per fortuna ha un filo di continuità molto forte con quello che facevamo prima, cioè il messaggio ad alcuni imprenditori è arrivato molto chiaro. Chi aveva lavorato bene in termini di innovazione sia di prodotto che di processo, adesso non può dire di non aver sentito le conseguenze di questo terremoto. Però soffre meno di altri e quindi la parola d'ordine oggigiorno è continuare a investire, anzi a elevare il livello degli investimenti, sperando che il sistema finanziario sia in grado di supportare. Ovviamente questo è tutto un capitolo che sicuramente hai affrontato ed è un tema scottante, però con le risorse, con le poche risorse a disposizione, non smettere di rendere i processi efficienti, coinvolgendo le persone, ecco, questo è un altro tema molto importante che in questo periodo si è sentito molto. Io devo dire che ci sono, anzi ci saranno sicuramente degli imprenditori all'ascolto, li devo ringraziare perché nel nostro territorio l'attenzione verso le persone, verso la salute dei propri lavoratori è stato elevatissimo e i numeri tra l'altro ce lo confermano. I nostri imprenditori sono fortemente legati al loro personale,
al personale tecnico, al personale operaio, a tutti coloro che permettono ogni giorno all'azienda di funzionare. E la loro preoccupazione è stata fin dall'inizio proteggerli e poi anche investire per adottare tutte le misure di sicurezza che sono diventate poi obbligatorie, ma che nella maggior parte delle nostre aziende toscane erano già state installate a metà marzo. Quindi mi sento veramente di ringraziarli perché hanno permesso di rendere meno pesante la diffusione del virus rispetto ad altri territori. Torniamo a degli elementi che ovviamente questa emergenza ha imposto, un tema che abbiamo affrontato varie volte con degli esperti, con degli imprenditori collegati con noi, è ovviamente stato quello dello smart working. C'è stata ovviamente un'impennata nell'utilizzo di questa metodologia di lavoro. Come è andata? Qual è un po' il polso che hai ricevuto dalle aziende che conosci e come, diciamo, questo esperimento che qui è nato da un'emergenza forse diventerà anche nel proseguo del futuro preso maggiormente in considerazione, visto che in Italia se ne faceva un uso molto molto limitato. Guarda, qui inviti veramente a nozze, come si dice, perché ovviamente è un tema di tipo organizzativo che noi conosciamo e praticavamo già da tempo. Allora, cerco di essere molto sintetico, spero abbastanza chiaro. Lavorare a distanza implica modalità di gestione, di organizzazione del lavoro molto diverse. È inutile che ce le raccontiamo le favolette, non è soltanto una questione di spostare fisicamente l'ufficio. La maggior parte dei lavori nelle piccole e medie imprese, ma a volte anche nelle grandi imprese, è basato soprattutto nella nostra cultura su una modalità di coordinamento e controllo che si chiama adattamento reciproco. La essere vicini, potersi vedere, potersi parlare frequentemente aiuta moltissimo il coordinamento fra le persone. Lavorare a distanza implica non avere o avere in modo molto più limitato la possibilità di fare questo coordinamento, questo adattamento reciproco fra le persone. Quindi è necessario rimodulare il sistema di lavoro. Bisogna uscire dalla logica dell'esecuzione dei compiti e andare verso la gestione dei processi integrati, dove il lavoratore deve sempre vedere in quale punto del processo sta operando e quali risultati parziali, anche solo parziali, sta portando alla realizzazione del processo. Diciamo che se l'introduzione dello smart working ci spingesse verso uno spostamento dalle funzioni ai processi, sarebbe una grandissima rivoluzione. Tu sai che il grande tallone dell'economia italiana, dell'industria italiana, è la bassa produttività. Noi purtroppo abbiamo bisogno di molto più persone per fare lo stesso livello di fatturato dei nostri principali competitor internazionali. Una parte di questa minore valore aggiunto è determinato dalla bassa innovazione, quindi abbiamo un basso contenuto innovativo dei prodotti, ma una grande parte viene anche dai processi. Noi non sappiamo gestire i processi, non vediamo i processi, vediamo solo i compiti, le funzioni, le specializzazioni. Lo smart working ti porta a dover rivoluzionare questa visione e quindi noi stiamo aiutando le aziende in questa direzione, speriamo che questa sia un'onda proprio una culturale che attraversi tutta l'Italia. Pensa che effetti avrebbe introdurre questa gestione per processi nella pubblica amministrazione. È stato calcolato dalla Banca d'Italia che migliorare del 10% la produttività della pubblica amministrazione italiana porterebbe ad un incremento del prodotto interno lordo a parità di altri fattori del 4%. In questo momento ne avremo bisogno come dell'ossigeno. Alessandro, le tue analisi sono sempre molto puntuali, noi insieme abbiamo moderato tanti convegni e tante analisi ovviamente del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, ma ovviamente in generale su delle tematiche che riguardano, come questa ultima che sottolineavi, degli elementi costitutivi per il fare impresa in questo momento nel nostro paese. Ti chiedo allora in maniera proprio diretta qual è un po' la tua visione
vision su questa ripartenza? Conti che dopo un po' di mesi le situazioni andranno a riprendersi in maniera generale, o la tua è una visione invece più scura, più buia? No, senti, io sono proprio sinteticamente, sono moderatamente ottimista. Lo sono perché vedo appunto imprenditori con molta voglia, con molta determinazione, non sono demoralizzati, sono ovviamente preoccupati, questo sì, però non sono, per fortuna, ecco, la categoria che per definizione dovrebbe essere, come dico io, ottimista per contratto, cioè gli imprenditori, altrimenti non fai quel mestiere. È una categoria che ci spingerà e ci farà riprendere gradualmente, questo sì. Molto dipenderà anche dalla prospettiva sanitaria, perché giustamente la salute è la cosa più importante, la dobbiamo tutelare, quindi non ricadere in una nuova chiusura, in un nuovo lockdown a causa di una ripresa della malattia, della diffusione della malattia, questo ovviamente farà molto la differenza. Se non ci fosse questa ricaduta, l'ottimismo progressivo si allargherebbe e quindi rimarrà ovviamente la grande ferita della mancanza del turismo, questa, soprattutto del turismo internazionale, questa purtroppo ce la porteremo dietro per tutto il tempo necessario ad avere un vaccino o comunque una situazione. Diciamo di totale indifferenza verso la malattia, però ecco, al netto del turismo che sicuramente rappresenta molto nel nostro paese e in particolare anche per le nostre zone, sappiamo quante attività sono legate al turismo, il resto progressivamente comincerà a riprendersi. Io non sono negativo, sono ovviamente un altro ruolo ce l'avrà lo Stato, sul quale abbiamo tutti delle legittime perplessità. Siamo di fronte però a uno scenario così, così drammatico, così importante, che abbiamo anche tutti un po' di speranza che qualcosa di straordinario avvenga anche nei palazzi del potere. Alessandro, io intanto ti ringrazio per la tua testimonianza, ovviamente un saluto a tutto lo staff di CTQ, sperando veramente presto di ritornare a poterci vedere, condividere momenti di riflessione, convegni, confronti, proprio anche relativi ovviamente adesso a questa ripartenza. Intanto un augurio di buon lavoro e a presto. Fammi dire un'ultima cosa, Virginia, perché è importante. Volevo ringraziare te, ma volevo ringraziare soprattutto tutto lo staff di Confindustria Toscana Sud. Avete fatto e state facendo un lavoro fantastico. Ho avuto l'opportunità di dirlo anche personalmente al direttore Antonio Capone. Non ci avete mai lasciati soli, ci avete dato sempre informazioni puntuali, precise, professionali. Una svolta, io che sai, conosco la struttura e questo mondo da quasi 30 anni, sono veramente rimasto piacevolmente colpito, ma non sorpreso perché vi conosco bene, ma avete dato veramente un grande supporto a tutto il nostro mondo in momenti in cui anche soltanto avere le informazioni chiare, precise e sapere come comportarsi è stato comunque molto importante. Quindi grazie a te, grazie a tutti. A tutto lo staff di Confindustria Toscana Sud. Grazie, grazie per le tue parole, ovviamente a nome di tutta la struttura. A presto Alessandro, davvero. Grazie, ciao Virginia, a presto, a saluto a tutti. Grazie, grazie ad Alessandro Parisi, direttore di CTQ. Per noi adesso un ultimo piccolo break pubblicitario, poi torniamo per la seconda parte, l'approfondimento economico. Come sempre ci colleghiamo a Roma con il Sole 24 Ore con Carlo Marroni. A fra poco. Eccoci tornati insieme in linea diretta, il format di Confindustria Toscana Sud. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, abbiamo aperto questa puntata con una testimonianza importante, strutturata, quella del CEO di RCR, un
un'azienda importantissima nel nostro territorio, uno dei leader italiani nella produzione del vetro. E poi abbiamo fatto una disamina più tecnica con il direttore di CTQ, il dottor Parisi. Adesso ovviamente spazio alle news, all'approfondimento economico con il nostro Carlo Marroni. Ormai dico nostro Carlo perché veramente riscontriamo un meritatissimo affetto e stima di tutto il territorio toscano che ti sta seguendo nei tuoi interventi, e quindi colgo ancora l'occasione per ringraziarti per la tua infinita gentilezza e disponibilità. A voi Virginia, grazie ai tuoi ascoltatori, ai tuoi tantissimi ascoltatori di Canale 3, per me è un grande piacere, un onore e poi un modo per rimanere collegato alla nostra Siena, e quindi è maggiore e mio il piacere e l'onore. Allora, passiamo a guardare quali sono ovviamente le notizie del momento. Il tuo giornale, Il Sole 24 Ore, apre con questa corsa, l'abbiamo già un po' raccontata ieri, di bar, ristoranti, parrucchiere, estetiste, le regole per ripartire in anticipo. Continua poi il braccio di ferro con alcuni governatori delle regioni, e poi c'è un tema concreto, economico, che è il secondo titolo del giornale, che riguarda il superbonus del 110% per i lavoratori in casa, ecco come ottenerlo da luglio, e quindi Il Sole va a spiegare le istruzioni. Facci un po' il quadro della giornata, Carlo. Allora, il quadro della giornata è quello che dicevi te, cioè c'è da una parte un cantiere in atto, diciamo, aperto verso il decreto di maggio, diciamo che sarà un po', diciamo, un contenitore di tutto ciò che non è entrato sostanzialmente in quello precedente, è vero, se ne speriamo che questo sia, perché poi tutto deve essere anche un po' misurato con le compatibilità economiche. Da una parte appunto c'è il tema, sono diversi temi, tu ne hai citati alcuni, uno è quello delle aperture. Le aperture, ma quello però appunto esula dal decreto di maggio, c'è una spinta notevole a far sì che si torni ad aprire alcune attività il 18. Alcune regioni sono d'accordo, altre meno, sostanzialmente riguardano gli esercizi pubblici commerciali, stiamo parlando di bar, ristoranti e di parrucchieri e tutte le attività, diciamo, alla persona. Questo è un tema centrale. Consideriamo, non so come a Siena, ma sicuramente sarà lo stesso, i bar hanno riaperto o non riaprendo, nel senso che hanno riaperto non facendo entrare le persone, ma servendo la consumazione sulla strada, almeno così a Roma accade anche sotto casa mia, lo sto vedendo anche ora dalla finestra del mio studio, qui nel centro di Roma sta avvenendo così, quindi è chiaro che c'è una spinta a far così, anche perché i dati del contagio tutto sommato sono sotto controllo, non quelli dei morti purtroppo, perché ieri si è registrato un numero ancora altissimo, un numero da guerra, però questo è quanto. Questo è il tema delle riaperture. Dall'altro il tema, diciamo, dei provvedimenti economici, anche qui abbiamo due o tre fronti. Il primo è il rinvio a settembre di fisco dei pagamenti, e stiamo parlando di oltre 20 miliardi, quindi rinvio a settembre, questo è un tema fondamentale, importante. L'altro sono sui provvedimenti che dicevi, riguardo soprattutto il super bonus per lavori green, che scatta con i progetti di maggior peso, stiamo parlando del 110%, cioè sarebbe un credito d'imposta garantito da banche, un credito d'imposta quindi scalabile nel tempo, che però è scontabile in banca, e questa è la novità, almeno una parziale novità, cioè può essere, cioè nelle imprese che attuano questi lavori green si possono far anticipare i soldi dalle banche. Quindi questa è l'altra idea, poi ci sono anche altre questioni, ma insomma stiamo parlando diciamo, di tanti altri provvedimenti. Però quello importante, secondo me, che abbiamo anticipato noi 2 giorni fa e che oggi lo riprendono tutti, è il super bonus per caldaie, isolamento, pannelli, e questo è una questione molto importante, perché a questi lavori è legata un'enorme filiera, non solo dell'edilizia, ma anche appunto delle attrezzature, su cui l'Italia è sempre stata all'avanguardia. Tornando invece al tema delle mascherine, in cui devo dire te sei stato, possiamo dire, profeta, perché dai primi giorni, ormai oltre 2 mesi fa che abbiamo iniziato questo racconto, hai subito individuato questa come un tallone d'Achille nella situazione del nostro paese. Continua dopo 2 mesi a esserlo, c'è forse un accordo per 10 milioni di mascherine alle farmacie, ricordiamo che quelli da 50 centesimi sono praticamente ormai introvabili, quindi stanno
stanno lavorando Arcuri, Federpharma e ADF per trovare questo accordo. La situazione però è chiaro che rimane grave, perché questo è il primo strumento di protezione. Le mascherine, come hai detto giustamente, a parte è diventato un ridicolo motivo di polemica, cioè il commissario alle mascherine, ora non è che mascherine e ventilatori, ma ventilatori fortunatamente ce n'è meno bisogno e ce ne sono. Le mascherine sin dal primo giorno è risultato un tema appunto surreale quasi, nel senso che un bene di scarsissimo valore aggiunto, scarso valore aggiunto, fa fatta bene la mascherina, ma è una cosa che si può fare. Poi l'Italia, voglio dire, non è che si spaventa a fare i lavori manifatturieri, lo fa rapidamente. Non so, il famoso le mascherine a 50 centesimi, che poi sarebbero 61 con l'IVA, sono introvabili, perché è ovvio che chi le ha comprate a 1,50 euro non le vende a 0,50 e le tiene, diciamo così. Non è un, come dire, non c'è stata nessuna, secondo me, non c'è stata nessuna speculazione di carattere commerciale, semplicemente costavano care al primo tratto di fornitura e lo sono rimaste. Questo, ieri si è stato fatto addirittura Arcuri, che è il commissario per l'emergenza, solamente però, ripeto, il commissario per l'emergenza solamente per il reperimento di materiale sanitario, cioè lui non ha competenza sulle riaperture, su tutto il resto, lui solamente per reperire il materiale, per fare proprio procurement. Questo è il suo incarico, che naturalmente non sta, cioè, secondo me non lo sta facendo come dovrebbe. E naturalmente lui ha detto facciamo un patto con le farmacie, ma questo patto con le farmacie è sostanzialmente saltato, perché le farmacie non sono arrivate, mascherine fallate, oppure fatte da, da queste imprese, quelle della moda, che però a cui non erano state date probabilmente delle specifiche, per cui non sono mascherine adatte per tutti gli usi. Sappiamo che le mascherine hanno 10 usi diversi o 20, da quelle degli ospedali, le famose FFP2, FFP3, eccetera, eccetera. Questo è un tema che resterà ancora in campo. La realtà è che sarà un aggiustamento tipico di come avviene nella quotidianità anche del nostro paese e negli altri paesi: si compreranno a 2,50 euro, che sono comunque una cifra enorme, perché chi la usa tanto le cambia tanto. Poi 10 milioni di te ha fatto la cifra 10 milioni di mascherine, ma ti ricorderai, o i tuoi ascoltatori ricorderanno, che una cifra fatta qualche giorno fa erano di 50 milioni al giorno il fabbisogno del nostro paese di mascherine. Questo è il fabbisogno reale, perché almeno meno quelle chirurgiche, perché vanno cambiate almeno 2 volte al giorno. Quindi secondo me è un tema che resta ancora in ballo e sarà una di quelle cose che ci trascineremo ancora per un po', purtroppo. Tornando invece al tema delle valute, c'è un approfondimento importante che è molto interessante per un settore che in particolare nell'Aretino è ovviamente dominante, il mondo dell'oro. C'è un approfondimento del tuo giornale proprio dedicato al prezzo dell'oro, dice perché la pandemia potrebbe far scendere l'euro sotto un dollaro, poi parliamo anche dell'oro, e poi l'approfondimento sui BTP dopo il giudizio della Corte tedesca, un tema che abbiamo affrontato anche ieri. Su questo che sviluppi ci sono secondo te, o che sviluppi ci saranno? Allora, sì, per ordine la questione della BCE e dei BTP e dei crediti di Stato. Questa è sviluppi al momento di per sé non ce ne sono, nel senso che l'operatività della Banca Centrale Europea non è al momento compromessa dalla sentenza della Corte Costituzionale tedesca, dove si chiedono degli approfondimenti sugli acquisti dei titoli di Stato, perché non ci sia il sospetto che sono finanziamenti monetari dei deficit, che è quello che è severamente vietato da tutti le costituzioni europee, tra cui anche quella italiana, ma sono quelle tedesche che sono più rigide su questo, perlomeno dal punto di vista del principio. Quindi non si ferma, c'è ovviamente una insoddisfazione di fondo di alcuni paesi, la Germania in particolare, degli effetti generati da questa montagna di debito che viene accumulato dentro la Banca Centrale Europea. Questo è un tema che resta, ma io non ci vedo un rischio a breve. I tedeschi hanno voluto forse anche
anche queste sono mosse di politica interna verso le opinioni pubbliche dei rispettivi paesi. Questo è il primo punto. Dall'altro, quindi si chiama comune debito, dall'altro le valute. Euro-dollaro, è chiaro che questo è tutto un rapporto che è basato subito sugli scambi commerciali, sul fatto che in questo momento il dollaro forse è più richiesto dell'euro su alcune per alcuni segmenti di scambi commerciali, verosimilmente quello è il motivo, e quindi l'euro va un po' in calo rispetto al dollaro, ma per noi questo va bene, crediamoci, perché un euro troppo forte noi non lo vogliamo, noi europei, soprattutto in un momento in cui nell'eurozona si va verso un crollo del 7,7%, questa è la stima di ieri del PIL dell'eurozona, 9,5% è il crollo dell'Italia, quindi stiamo parlando di qualcosa di epocale. Poi c'è il tema dell'oro, che appunto è soprattutto una parte dei tuoi ascoltatori, sono appunto nella zona di Arezzo, dove l'industria oro è centrale. L'oro è salito, ora non c'ho la stima ultima, ma era intorno ai 1900 dollari l'once, c'è un massimo storico, non so se ancora quella cifra là, un livello storico, perché sappiamo che l'oro è un bene rifugio. Bene rifugio non solo per le persone, anzi per le persone poco, ma lo è tanto per le imprese, per le aziende, per i grandi investitori, anche per le persone, ma insomma diciamo che soprattutto sono i grandi investitori che comprano oro in queste fasi, e l'oro aveva già avuto dei rialzi importanti nell'ultimo anno, in questo momento è particolarmente richiesto, vedremo, perché poi il mondo dell'oro ha delle aree particolarmente interessate, per esempio l'area dell'India, tutto il subcontinente indiano è un enorme acquirente di oro. In un momento di pandemia e di rischi finanziari ci sono alcune aree del mondo che comprano molto, anche la Cina, molto più oro di quanto ne comprano in generale, e quindi questo spinge al rialzo. Naturalmente crea anche delle piccole, difficoltà in alcuni settori dove magari l'oro è più destinato al pubblico, e quindi reperire la materia prima è più complicato, però questo i tuoi interlocutori molti altri ne sanno più di me, ecco, di questo, quindi comunque c'è la pressione al rialzo, questo certamente. Parliamo di politica interna, c'è un approfondimento del Sole dedicato un po' a una fotografia, no? E si parla di una stampella sempre più debole, quella del Movimento 5 Stelle, cui consensi sono scesi molto. Conte, come un po' faccia di questo governo, con tanti problemi all'interno, in questo momento sta crescendo un po' il peso dei renziani, sta scendendo il consenso sulla Lega. Qual è la geografia al momento, Carlo? Allora, c'è naturalmente le tensioni che c'erano prima dello scoppio del Covid-19, quindi stiamo parlando di gennaio, pressioni che sul governo erano da Renzi da una parte e da Salvini dall'altra, ora sono riprese, proprio perché la tensione si è leggermente abbassata, e allora si riprendono queste manovrette di tentativo di logoramento di Conte. Renzi, lo sapevamo che prima o poi sarebbe tornato a fare quello che è nella sua testa, quello di cercare di logorare per poi contrattare evidentemente delle posizioni diverse. Ha minacciato di lasciare il governo sulla questione dei migranti, sulla regolarizzazione dei migranti, a cui i 5 Stelle sono contrari, mentre Italia Viva e PD sono favorevoli, per la Italia intanto sono favorevoli perché c'è da regolarizzare un certo numero di persone per le campagne dei raccolti. Questo è un tema da cui noi dedichiamo, il giornale dedica una pagina intera di approfondimento. C'è stato un vertice su questo per cercare di chiudere un accordo. La realtà è che sullo sfondo si vede una crisi di governo. Il Quirinale giusto ieri, credo, ha fatto trapelare, comunicato attraverso i soliti canali giornalistici, che se c'è una crisi di governo si va al voto e non ci dovrebbe essere un rimpasto. Questo non lo so se è tattica o realtà,
io, molti credono che non ci sia la possibilità di andare al voto prima della scadenza naturale, perché c'è il tema Quirinale, che ormai mancano meno di 2 anni all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Andare al voto ora, soprattutto per le forze, diciamo, di tradizionali responsabili, diventerebbe un problema andare a rivoluzionare un quadro politico in maniera così profonda, con una Lega che ha perso consensi ma è pur sempre forte, oltre il 25% credo gli ultimi sondaggi, però insomma, sono sondaggi che forse secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi diciamo che la politica regge all'interno di un quadro di normale conflittualità, questo è quello che io credo, almeno fino all'estate, poi dopo si vedrà, però sicuramente sono tattiche che ciascuno, Renzi in primis, lo fa per portare a casa evidentemente qualcosa. Carlo, allora siamo in chiusura, un'ultima battuta, prima ovviamente poi di andarci a risentire domani, ritornerei proprio alla tematica europea. Ieri Gentiloni ha illustrato questi numeri che te prima ricordavi e hai fatto poi un focus molto chiaro sul tema ovviamente della Corte tedesca, ma gli altri paesi cosa sta succedendo? Penso a una Spagna, penso ovviamente alla posizione dell'Olanda che tutti conosciamo, il ruolo della Francia che sembra forse non così chiaro, cosa si sta muovendo nel resto dell'Europa? Tutti hanno delle previsioni economiche molto difficili, la Spagna, diciamo il PIL della Spagna scenderà più o meno come quello dell'Italia, la Francia un po' meno, 7,5, però insomma sono tutti diciamo in grave difficoltà. Sul tavolo dell'Europa, inteso come Unione Europea, c'è ancora la prospettiva di creare ci sono due questioni importanti. C'è il bilancio dell'Unione Europea che deve essere discusso rapidamente, perché poi scatterà dal 2021 il nuovo bilancio pluriennale, che è uno strumento fondamentale per calibrare, diciamo così, come sarà l'intervento dell'Europa sui singoli paesi. In base alla previsione del bilancio pluriennale si impostano le politiche. È lì che, ha detto la Germania, vogliamo mettere le risorse per il futuro. Questo sarà discusso anche già dal Consiglio europeo, che si terrà, sempre credo online, tra un mese. Accanto a questo viaggia il cosiddetto progetto del Recovery Fund, il cui metodo di finanziamento, però su quello ci sono dei contrasti in particolare dell'Olanda, ma poi anche della Germania, in parte della Finlandia. Lì sono molto divisi, infatti qualsiasi decisione è stata rinviata, se ne doveva discutere ieri, che era mercoledì, il giorno in cui si riunisce la Commissione, ma non è stato discusso proprio perché c'è talmente divisione che è inutile portare sul tavolo qualcosa che su quello non c'è confronto. Secondo le informazioni raccolte a Bruxelles, infatti tutte le decisioni sono rinviate, ci sarebbe un tentativo di alleviare i paesi con margini di manovra finanziari meno forti, meno generosi, evitare svendite per esempio di settori, cioè ci sono tante questioni sul tappeto che sono in fase di discussione. Lo si vedrà verosimilmente la settimana prossima con delle riunioni informali che dovrebbero essere previste su questo. Sì, ovviamente una buona continuazione, noi andremo a sentirci domani. Io saluto a tutti. Carlo Marroni, allora si chiude qui questa puntata, io vi ricordo come sempre che potete rivedere questa come tutte le puntate precedenti con tutti i collegamenti, le testimonianze, gli approfondimenti economici sulle normative sul sito di Confindustria Toscana Sud, sulla pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud o sull'homepage di arezzonotizie.it o della web tv di Canale 3 www.canale3.tv. Replica stasera alle 21, l'appuntamento con noi è per domani mattina alle 10 in diretta qua dagli studi di Siena. Grazie a tutti per l'attenzione e una buona continuazione.